Eivor. Buona giornata, straniero. Nessa, vero? Sono Eivor. Randvi dice che sarai la mia guida. È così. Cerchi un passaggio in nave per la terra di San Brandano, non è vero? Randvi l'ha chiamata Vinlandia. È proprio quella. Sarà un viaggio di 3 settimane. Lungo, arduo, molto rischioso. Se sopravvivremo, sarai ricompensata. Eivor, un'altra cosa. Dovrai sembrare uno schiavo al tuo arrivo. Se ti vedessero così, potresti destare sospetti. Gorm è a capo del campo, ed è probabile che saranno in molti a essergli fedeli. Buona idea. Mi preoccupo del nostro prezioso Drengr. Che sia chiaro, Eivor. Primo, la nave è mia. Secondo, seguirai le mie regole. Terzo, se seguirai le mie regole, allora vivrai. È chiaro. Bene, fammi sapere quando sarai pronto e partiremo. Sei pronto a salpare? Lascerò l'equipaggiamento e resterò in incognito. Si va in Vinlandia. Salta su! Partiamo ora! Tre fredde settimane solcando le acque. Oltre monti di ghiaccio e regni di pietra. Terre di saghe. Un lungo viaggio per un solo uomo. Gorm Kjotvesson, figlio del nostro nemico. Cosa sta tramando l'ordine in queste terre oltre il grande mare? All'aria del capo. Devo muovermi con cautela. Siamo stranieri qui. Tu! Mi sembri il più forte di tutti. Qual è il tuo nome? Iora, di Jorvik. Iora? Nome da ronzino? Mio padre non voleva figli. Che luogo è questo? Newhofen! E non esiste mappa che lo riporti. Ci sistemeremo qui? Abbiamo altri piani. Ci sono troppi selvaggi nei boschi. Sono una minaccia. Fai troppe domande, ronzino. Tu devi solo tenere la bocca chiusa e fare come ti dico io. Ora sbrigati, scarica la nave e aspetta che ti dica Hilde! Dove. Hilde! Hilde! Non troviamo Olaf. Per Loki, un'altra volta! Non possiamo inviare i rifornimenti a Gorm senza di lui. No! Trasportate tutte le scorte ai campi più vicini. Ci penseranno gli uomini di Gorm. Li aiuterò. Posso portare io ciò che serve a Gorm. Non è il tuo lavoro, ronzino. Sta qui. Rimani al porto e non ti allargare troppo. Chiedi in giro di Olaf. Qualcuno deve sapere dove è andato a cacciarsi. Se trovo questo Olaf, forse scoprirò dov'è Gorm. Ah!
borse di Olaf. La pista porta in alto. Bene. Sarà meglio seguirla. Visto un tale luogo quieto e senza alcun edificio in pietra. Dei, mai ho visto un tale luogo quieto e senza alcun edificio in pietra. No wonder the Egon Giga Rungwe. Guidami. Questi due si comportano come capi. Tanto vale provare. Salute, amici. Forse voi riuscite a comprendermi? Oia, gagnatera che hronu. Giocnohoda ti gode igarungue. Nessuno parla il norreno? O il sassone? Zazadeguat gigarungue. Yate tzidewayanderi. Yate yungue herize onanzini toditni gunra di hantos ne gaa. Giga o zi da'a, wahuna daro ne gigarungue. Ti gade na ne'e. Lei è Sinin. Il suo nome significa intuito. Yanja dahawe giga, zi nue oia ganyatara keronu i tres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha toga ahuna darohage giga. Sinin. Ci siamo fatti degli amici. Capanne e abiti mai visti. Ma sono ancora Midgard. Le cascate sono luoghi di potere nelle saghe. Giga oia gagnatera che heronu rodasca. Per 9 giorni rimasi appeso. 9 giorni all'albero. Questa è una lingua che conosco, ma sono parole di un folle. Zatundega tiga, rojadatku, zatsetsant doga asqueni, toner, era ancia da hawite negaa. E poi gettai il mio occhio nella fonte! Sembrano i deliri di un veggente. Sei tu? Olaf sono, Olaf. Chiamato lo sventurato, ma non crederci. E dove... Promettimi che farai presto. Cosa?
Non pugnalarmi alle spalle, Drenger. Come Siegfriedo con il drago. Ti prego. Non sono qui per ucciderti. Sono venuto per Gorm. Non vuoi uccidermi? Non oggi. Oh, sto lontano da Gorm. Allora, è un essere malvagio, molto malvagio. Perché vuoi incontrare un uomo tanto orribile? È una questione di onore. E Gorm ha un grosso debito con me. Questo è tutto. Oh, bene. Sì, sì. L'onore conta. Olaf ti aiuterà. Olaf ti sarà di grande aiuto. L'onore è ciò che conta, sì. Ciò che conta. Ho visto segni di lotta al vostro campo. È successo qualcosa tra te e Gorm? Non voglio parlarne. Lui non voleva farmi scambiare cose con il villaggio. Mi ha picchiato e imprigionato. Ma sono scappato, libero, non più sventurato. Sono vivo, sì, sono vivo. Bene, allora portami da Gorm. Non si può. Lui è via, lontano, negli accampamenti, nei boschi, tutti sorvegliati. Chissà in quale campo è. Perché? Vuole insediarsi qui? O sta cercando qualcosa? Cerca, sì, cerca sempre. E non trova mai quel bastardo cattivo. Come trovo questi accampamenti? Ti faccio vedere. Seguimi, seguimi! Olaf, puoi dirmi una cosa? Se Olaf può dire, Olaf dice tutto al suo nuovo... Il mare per questa terra sembra... Mi sembra un rischio inutile. Gorm con lui un cristallo che parla. Mi dice dove andare e anche cosa fare. Un cristallo parlante? È la verità. La pietra degli elfi dice di cercare e lui cerca. E quando dice di scavare, lui scava. Che mistero. E che cosa sta cercando? È un mistero che lui non dice. Io sono bravo a indovinare. Lui cerca la porta per Jotunheim. Guarda, là oltre il fiume, un campo di Gorm. Sono tutti come quello, tutti uguali. Hai detto che sono ben sorvegliati? Oh, sì, da guardie forti, guerrieri che attaccano chi non conoscono. Sempre. E sono tutti bene armati. Non come te. Sei armato come uno stalliere. Non serve molto per uccidere un uomo. Ma l'acciaio aiuta, oh sì. Non hai torto. Mi servirebbero armi migliori. Olaf ti aiuta. Prendi minerali e pelli e scambiali con armi. Minerali e pelli? Si trovano qui intorno? Sì, sì. Un po' nei boschi e tanto nei campi di Gorm. Dopo puoi scambiare tutto con la gente di qui. Molto facile. Sì, sì. Non comprendo il loro linguaggio. Puoi tradurre per me? Non serve, no. Usiamo i segni. Vai da un mercante e inizia a scambiare. Prendi. Un po' di merce per iniziare. Ti ringrazio molto, Olaf. E finché non ti dirò altro, non parlare di me con nessuno. Forse potrei fare qualche scambio, ora che sono qui. Sembra abbia voglia di fare affari. Scono. O te non godes a Dohunzoni? I walk so tigo. Ne on ha a joyonere. Joyonere di no hoda wasserago.
O te non contas a Duhunzoni? Aio, was a yes, aio, da genha. Ne on ha la joyonere. Ii walks with ego. Devo andare adesso. Ci vediamo. Potrei entrare nei boschi e andare dritto da Gorm. O raccogliere materie prime e scambiarle con armi migliori. Tempo. Ciò che era, sarà ancora. Ma che significa questa assurdità? Per tutti gli dèi! Scavate, animali! Ci attende un potere immenso! Un potere immenso! Saprai che Gorm vorrà. Ma sarete. Thor, dammi la forza! Eivor, morso di lupo! Ho cercato il grande mare, bestemmio! Non ne sei onorato! Per una sola ragione, credo! Dannato! La pagherai! Una sola ragione! Questa non è la sala delle 500 porte! Questa non è la dimora dei caduti! Dove sono le donne con i destrieri alati? Dove sono i protettori dei caduti? Nemico. Siamo a Niflheim, liberi di nebbia e gelo, dove i caduti senza onore muoiono nuovamente, dove gli spiriti svaniscono per sempre nella nebbia. Il tuo intervento ci ha condannati tutti, Corvo. Altre menzogne di un bugiardo. Io voglio la verità. Perché l'ordine si è spinto fin qui? Per liberare una dea. Una potente creatura di luce. Sepolta dagli Jotun. Molte epoche fa. Peccato, Gorm. Non potrai più incontrarla.
cristallo di Gorm trasmette una strana sensazione. Ultraterrena. Cosa stava cercando Gorm? Qualcosa nelle profondità della caverna? Devo dire a Olav che il suo aguzzino è morto. Merita di saperlo. Attaccheranno a vista qui. Cosa? Vola su queste terre, amica mia.
Le probabilità ci portano qui. I calcoli ci danno speranza. Questo non fa per me. Dovrei tornare da Olaf. Merita di sapere ciò che è successo qui. Ora puoi farti vedere, Olaf. Gorm è morto. Gorm? Morto? Per mano tua? Ha pagato per le macchie sul suo onore. Non dirò altro. Torna da tua sorella. Oh, lo farò. Ma prima mi unirò agli indigeni attorno al fuoco. Raccontano storie e io voglio sentirle. Anche se non capisco. Storie, dici? Raccontano le loro saghe? Sì, sì. Raccontano storie. Vieni a sentirle. Zokki, rarondunde wasagorori ne yotzi zizu. Waharu, hau, toyedene, zinue rodiskar agete, junkquiro tapwani. Dehni zaruki. Totni dakwe. Yahtehni ganare ziosumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Yotzi zizu. Yagode denegwa da wagu. Danu rarondo de. Yesutne irade. Zokki, osumagu, ja untke doda, ahjarek dogatka negere. Tundaya wasi, rarondo de, ja sagorege. Osumagu, ja eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyant da haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat de gahderege. Ya ehowe, zi ya eant dat ne, zi de jutsu wagerdas. Cazzo, Ragnaraga, tagwa gara duhas. Io non ti capisco. Ah, vuoi che racconti una storia? Bene, fammi pensare. Una storia di tradimento, di egoismo e malizia, di dei viziati come bambini. Di tutti i nostri dei, Odino è certamente il più rispettato. È il padre di tutti, il supremo, il risapiente. Ma per quante virtù abbia, sa anche essere maestro dell'inganno. Egoista, solitario, testardo e crudele. Nei giorni andati, accadde che Baldr, figlio di Odino, morisse per la sola cosa che potesse ucciderlo, il vischio. Credendo che si trattasse di una disgrazia, Odino inviò un messaggio alla Jotun Hel, chiedendole di riportarlo in vita. Hel accettò, ma a una condizione. Ogni creatura dei nove mondi avrebbe dovuto versare una lacrima per Baldr. Odino mandò messaggeri ai quattro angoli dei mondi, chiedendo che tutti piangessero il ragazzo. E lo fecero. Tranne uno. Una Jotun di nome Tok si rifiutò di piangere. Che Hel si tenga colui che ha ricevuto, disse con malizia. E così andò. Baldr fu perduto per sempre.
Il suo corpo fu portato su una nave e sepolto a Midgard, tra alberi e rocce. Ciò che Odino non sapeva è che Tok non era che un altro aspetto del dio ingannatore Loki che egli chiamava amico. Ed era proprio Loki ad aver causato la morte di Baldr. Trafitto da un rametto di vischio, Loki aveva tramato con ogni astuzia. C'è chi crede che Loki sia tanto crudele per natura. Altri dicono si sia vendicato per i torti fatti da Odino a lui e ai suoi figli. C'è una terza via, che tutti questi atti, benigni o crudeli, fossero già intessuti nelle trame delle loro vite. Che noi non siamo gli autori del nostro destino, ma i suoi lettori, e che noi... Oh. Che noi dovremmo ribellarci a quest'idea, perché è assai infausta. Angua gara duha se ne ot nowara rau gara. Nene ot niot ti wata det nowia ge. Gorm ha portato questa pietra oltre il grande mare per uno strano fine. Non ne conosco il motivo, ma credo appartenga a questa terra. Yoskats. Qua. Rasnu sage. Watni dahre. Da gua wire go? Prendila. Custodiscila. Forse un giorno conoscerai il suo scopo. Grazie. A tutti voi. Per il vostro aiuto. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayeza hahara da ratnaraga. Sabotato la spedizione. Nessuna notizia. E come se non bastasse. Iora di Jorvik, allora, hai finito di sfuggire al tuo lavoro? Non mi chiamo Iora. Io sono Eivor, Drengr del clan del Corvo. E il mio scopo è raggiunto. Scopo? Quale scopo? Gorm è morto! Il troll è morto! Olav! Sorella, festeggiamo! Gorm Kjotvesson è storia! Ucciso da Eivor, amico dei corvi! Eivor delle foreste! Eivor, il salvatore! Ma che significa? Per anni ho avuto una lunga faida con Gorm e il suo clan. Ora l'ho seppellita. Oh, gli scaldi ricorderanno questo giorno. Eivor viaggiò a lungo e raggiunse Gorm ai confini del mondo. Saghe o meno, Gorm è morto. E ora vi suggerisco di andarvene. Non c'è niente per noi qui. Io... sì, farò come dici. Gorm era un folle e un violento, è vero. Ma ci pagava in argento e tanto bastava. Fratello, stai bene? Ho temuto il peggio. Sto bene, sì. Oh, benissimo. E potrei rimanere, trattenermi per un inverno o due con i miei nuovi amici.
Come desideri. E tu, Eivor, dove andrai? Prenderai il mare con noi o tornerai nei boschi? Salperò con voi. Andiamo. Abbi sempre cura di te, Olaf, in questa vita e oltre. Addio. Addio. La via delle balene si apre immensa. L'ho percorsa per finire una guerra. Forse il fato mi riporterà qui, ma per ora torno in Inghilterra.